con le misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro che possiamo curarci della salute e la sicurezza dei lavoratori e quindi di tutte le persone, compresi gli studenti, che frequentano i laboratori e i nostri edifici di Ateneo. La sicurezza nasce soprattutto dalla consapevolezza di ciò che facciamo e di come lo svolgiamo, ma anche di ciò che potremmo causare agli altri e a noi stessi. Un obiettivo molto importante per cui lavoriamo è proprio far sì che le persone che svolgono attività in ambienti con dei rischi, docenti, ricercatori, studenti, tecnici di laboratorio e personale amministrativo, possa svolgere queste attività in modo sicuro e responsabile. In un Ateneo come quello di Bicocca, ricco di varie attività formative e di ricerca che si svolgono in diversi luoghi del campus e insieme a tante persone, la sicurezza si misura da azioni concrete e specifiche. Queste azioni sono, prima di tutto, orientate a una valutazione attenta dei rischi nei laboratori e nei luoghi di lavoro. Questa valutazione viene svolta dal Servizio di Protezione e Prevenzione dell'Ateneo, insieme a esperti di rischio chimico, fisico e biologico e ad esperti qualificati in radioprotezione. Insieme al Servizio di Protezione, anche i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e la figura del medico competente che si occupa di effettuare visite mediche periodiche anche agli studenti che frequentano ambienti a rischio. L'Ateneo offre centinaia di ore di formazione all'anno che riguardano la formazione generale e specifica sulla sicurezza, offrendo corsi agli studenti che frequentano i laboratori. Una particolare attenzione è rivolta agli studenti con disabilità per garantire loro una attività didattica, di studio e di tirocinio in sicurezza. Nella fase di emergenza coronavirus abbiamo lavorato per la sicurezza di tutti, dotandoci di nuovi strumenti digitali come le app, per esempio per evitare le code nelle mense e garantire e mantenere il distanziamento sociale. Abbiamo dotato i servizi di front office e le biblioteche di schermi protettivi. Abbiamo lavorato a varie informative partendo da quelle più importanti relative all'igiene e alla salute. Ripartiamo quindi per studiare e lavorare in sicurezza, seguendo le lezioni e svolgendo le attività di laboratorio in modalità mista, in presenza e da remoto, e frequentando il campus con orari flessibili in modo consapevole e sicuro.